O dunque, dica il consulente tecnico, più o meno le storie cominciano tutte così. L'interfaccia tra il magistrato, fra la parte e il consulente tecnico, una parentesi, qui confonderemo allegramente consulente tecnico, perito, consulente di parte, consulente di ufficio, non ci interessa salvo qualche precisazione quello che diremo. L'interfaccia è quella del quesito, cioè il magistrato per la formazione del proprio libero convincimento, sottolineo nell'ordinamento italiano, la parte per il sostegno alla propria, al proprio interesse, propongono sempre un quesito al consulente tecnico al quale il consulente stesso deve rispondere. È evidente già che nel quesito stesso esistono delle istigazioni all'omissione, specialmente per quanto riguarda il consulente di parte, perché la parte fa vedere quello che a lei interessa, quello che a lei fa comodo, in termini molto brutali, per presentare la propria posizione. Per quanto riguarda invece il consulente, noi abbiamo una figura che ci è stata, per così dire, rovinata dallo scatolame americano, quindi ai vari CSI, Numbers e dintorni, quindi, e che in un certo qual modo si riflette, ma ci consente un po' sopra le righe di chiarire un paio di questioni. Il consulente tecnico è qualcuno che può risolvere qualsiasi cosa in un batter d'occhio, che ha a disposizione mezzi illimitati, ultronei alla necessità, si dice in legalese. In quanto di parte può dire ogni e qualsiasi cosa, e di converso abbiamo anche il limite che ci viene dato dal giudice. Qualsiasi considerazione di parte non viene presa sul serio perché, aperte virgolette, è di parte e viene immediatamente accantonata. Naturalmente abbiamo un'app per tutto, specialmente gratuita, quando ricordiamo al cliente che le cose costano. Quindi, come periti, a un certo punto ci troviamo, in termini militareschi, in una specie di hostile environment. Cioè, si va alla guerra certe volte, quando si va a cercare i documenti, quando si vanno a cercare le persone, quando si devono fare le convocazioni. Il perito sembra un po' essere il Duca Prospera, anzi questa è la versione di Judy Tamer, quindi la duchessa di Milano Prospera, che ha a disposizione il suo i suoi meravigliosi libri e il suo Ariele, vai, portami tutte le comparative ovunque esse siano. Parliamo serio però, il nostro problema è questo, cioè noi ci troviamo in un labirinto semantico, nel labirinto linguistico, nel labirinto fisico, trovare l'ufficio, non trovare l'ufficio, capire qual è il modo migliore per avere il permesso di mettere le zampette su qualcosa. Quindi noi ci troviamo di fronte a dei limiti intesi in senso topologico come una frontiera che ci impedisce di passare da una parte all'altra. Sta a noi cercare il modo per superare, sempre topologicamente, filosoficamente, questa frontiera, aggirarla, far finta che non esiste, passare da un'altra parte. Una classificazione la possiamo fare in tanti modi, possiamo parlare di limiti economici, procedurali, fisici, ambientali in senso lato. Limiti economici, tutti sanno, specialmente quando nel campo del civile, quando si tratta di attendere il fondo spese deliberato dal giudice, che il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, articolo 63 del codice di procedura civile, che significa anticipi, prima o poi te li daremo. Ci sta anche una robusta giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare qui cito la 209 del 2008, che è quanto mai chiara e brutale: qualunque siano le spese, il consulente, il perito penale o civile, le deve tirar fuori.
Di converso abbiamo, proprio su questo problema del fondo spese nel campo civile, un orientamento in alcune decisioni che però sembra stiano prendendo piede. Il 195 codice di procedura civile novellato è orientato a stroncare sul nascere ogni e qualsiasi attività possa essere interpretata come ostruzionistica nei confronti del procedere del processo. Il processo deve andare avanti. Tutto il 195 che scarica sul consulente tecnico l'intera responsabilità del subprocedimento di consulenza, quindi presentare, attendere le controdeduzioni, rispondere alle controdeduzioni e poi consegnare tutto al giudice, che significa quattro udienze in meno dal punto di vista procedurale, è proprio questo. Alcune decisioni viste al Tribunale di Roma, viste al Tribunale di Milano e si spera anche in futuro, considerano il mancato versamento del fondo spese come un'attività ostruzionistica nei confronti del procedere del processo, quindi sanzionabile, e almeno per quanto riguarda il processo stesso, poi il perito gli venga dato un altro paio di maniche, per il procedere del processo il versare il fondo spese, che prima non aveva un carattere di obbligatorietà, è diventato un qualcosa di più impellente, mentre la liquidazione è un qualcosa con cui si può andare direttamente al precetto, il fondo spese no. Con questa forma forse ci sarà un miglioramento. E poi adesso siamo in tempo di spending review. Ecco, come traduttore professionista vi assicuro che spending review non vuol dire dare d'accetta dove capita, soprattutto poi quando ci vengono a dire che l'1-2% del PIL si evapora in conseguenza della lentezza della giustizia e poi ci ritroviamo sempre tutti i soliti noti motivi che rallentano tutto, bloccano tutto, mi sembra fuor di luogo. E ultima, ma sempre quella, noi abbiamo il pagamento a vacazione, sono 4,07 euro l'ora, lorde, calcolate con un conto della serva per il minimo, degli scaglioni di reddito, sono pressappoco 1,90 euro l'ora. Per 1,90 euro l'ora, cosa vi aspettate che vi si dia? Cosa pretendete che vi si dia? Abbiamo dei limiti fisici, proprio materiale, cioè muoversi, portare una cassa di strumenti in giro, portare una cassa di strumenti in uno studio notarile, entrare con questa cassa di strumenti. Abbiamo il problema della termine orrendo, che è la manusabilità dei documenti, però ai noi sta entrando anche in un paio di norme. La manusabilità significa il poter toccare, poter maneggiare, mettere le mani fisicamente su un documento. Ci sono documenti che si trovano negli archivi che non possono per esempio essere esposti a luce ultravioletta, altrimenti evaporano, perché sono delle fotoriproduzioni a collodio che, se esposte all'ultravioletta nel giro di un paio d'ore, sono completamente scomparsi. E poi abbiamo detto che l'1-2% del PIL dove si perde? Carta, 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 carta per quello, carta per quell'altro, carta per qualsiasi cosa. Abbiamo dei problemi ambientali, i consulenti d'ufficio che sono poco disponibili. Qui si arriva ad estremi del tipo che mi chiedi a fare il termine per note, la consulenza la devo fare io, mica la devi far tu. Abbiamo le pretese delle parti, che vogliono, sì, ma vi rendete conto di quanto costa questo? Cause minime per quali si richiedono migliaia d'euro di documenti, migliaia di euro per poter muoversi, per poter fare qualcosa. Ancora la carta è un limite ambientale, aspettare che una cancelleria ci faccia le fotocopie. Io venerdì ero in tribunale per un processo in cui, a causa della necessità ineludibile di fotocopiare 12.000 fogli di carta anziché mandarli in PDF a tutti, sì, questo processo è arrivato a prescrizione, credo fra una decina di giorni, con un'udienza piazzata il 7 di settembre per cercare di arrivare a qualcosa prima. Carta, carta, carta. Limiti tecnici, io non ho la PEC, non ho la posta elettronica, non ho il fax, non ho il telefono, fammi le fotocopie. Non solo da parte dei colleghi, ma anche e soprattutto da parte degli uffici. Io sono costretto ad avere la PEC, tiro fuori 100 euro l'anno per avere la PEC.
però il tribunale non ce l'ha. Il tribunale mi manda il fax, il tribunale mi manda il carabiniere che dopo 10, 12, 14 ore di servizio vatti a fare una passeggiata e porta un po' di notifiche. Questo è il nostro problema. Abbiamo dei problemi procedurali, abbiamo detto sì, c'è qualcuno che crede che il cavaliere, il consulente sia il cavaliere bianco, arriva al consulente con la sua perizia, sblocca tutto, fa tutto, risolve tutto. Purtroppo anche qualche consulente crede di essere il cavaliere bianco o cavaliere nero, dipende un po' dalle pulsioni interne. Ricordo tra le tante, poi i limiti procedurali ne hanno parlati altri e ne parleranno meglio di me, ricordo però in margine le linee guida per periti e consulenti che sono state emanate dal garante della privacy. Niente di nuovo formalmente perché è una raccolta di norme già esistenti. Però immagine questo, ricordo che non è la privacy, non significa solamente non far vedere i documenti al portiere, all'amante, all'amico, eccetera, ma anche mantenere dei protocolli di sicurezza, di ordine nel proprio lavoro e un particolare un po' sfuggito, una sorta di obbligo a definire sempre in maniera più precisa possibile l'identità del soggetto in esame, nel nostro caso l'identità grafica, che vuol dire niente comparative che non si sa da dove arrivano, niente comparative di cui non ci siamo? Sì, niente comparative di cui non si sa l'origine. Io mi occupo prevalentemente di imaging, una volta si diceva fotografia, adesso la questione è diventata un pochino più complicata, ma non da tanto, questa è una vecchia lettera del Ministero di Grazia e Giustizia che mi è stata data per grazia a Marisa Loia, indirizzata all'Associazione Grafologica Italiana, in merito all'accesso e alla possibilità di fotografare all'interno degli studi notarili. Però faccio notare quello che è implicito nella frase cerchiata. La fotografia per noi non è una mera riproduzione, ci sono le fotocopiatrici adesso per farlo, sono anche troppo buone per certe cose. Per noi la fotografia è uno strumento di analisi, perché dall'immagine di tipo fotografico, chiamiamola di tipo fotografico, noi possiamo ricavare quantità enormi di informazioni. Io sono, diciamo, di formazione altotecnica. In ingegneria si dice, sono due modi di fare le cose, alla Rube Goldberg o alla MacGyver. MacGyver è proprio lui, quel tizio che col coltellino svizzero risolve qualsiasi cosa, però è entrato nel gergo ingegneristico. Rube Goldberg lo trovate anche sui dizionari. Goldberg era un illustratore statunitense, tra le altre cose premio Pulitzer. In sintesi significa un Rube Goldberg, significa un qualcosa di estremamente complicato, caro, complesso, che però compie un'attività minima. Il signore in mezzo, tutto quell'accrocco serve a grattarsi la schiena. È un qualcosa di enorme che non porta nessun risultato o un risultato assolutamente minimo. Un MacGyver invece è un qualcosa che con elementi minimi, diretti, consente di ottenere immediatamente un risultato che si può portare a casa in termini molto brutali. Attenzione, però, non è un gioco. Un MacGyver non è una stupidaggine, un MacGyver, per fare un MacGyver bisogna sapere di che cosa si sta parlando, di che cosa stiamo, su che cosa stiamo giocando, cioè di che stiamo a parlare, questa è un po' all'Alberto Sordi. Quindi dobbiamo essere consapevoli di ciò che abbiamo, consapevoli di ciò che stiamo facendo. Il nostro scopo modesto è quello di ottenere il miglior risultato possibile con procedure che siano semplici, che siano stabili, robuste, ripetibili, sottolineo ancora irripetibili, ed economiche. Questione un po' complessa, ieri si è appena accennato alla questione delle procedure, questo è un minimo riassunto delle definizioni, per ora ci basti solamente la parte cerchiata, cioè, almeno per poter andare avanti, cosa stiamo facendo, chi, dove, quando, come, le 5 W dell'indagine all'americana. Due cose però fra queste, una cosa è la catena di custodia. Catena di custodia significa semplicemente che un qualcosa che ci arriva in mano si deve sapere come ci è entrato, cosa ci abbiamo fatto in ogni momento in cui lo abbiamo avuto a disposizione, cosa se ne è fatto. Questa è una copertina di un vecchissima del 32, di una cartella del genere aeronautico, il linguaggio è abbastanza colorito.
è un burocratese un po' vecchio, cioè da chi lo si ebbe, cosa ci si fece, a chi lo si diede. La Grecia della Custodia è semplicemente questo, non molto di più. I percorsi sono qualcosa di interessante, questo è molto ridotto, è il percorso, il workflow che serve a elaborare un'immagine tramite un misero programma di elaborazione dati. Questo significa semplicemente che poi quel che diciamo, ripetibilità. Rimaniamo un po' sempre sopra le righe, parliamo di due cose, il cosiddetto foto, quello che una volta si chiamava il fotofonino, adesso è diventato un qualcosa di più complesso, di più utilizzabile, questa è una statistica che viene da Flickr, Flickr diciamo esclude dal basso tutte le persone che postano le fotografie di figli, quelle ormai sono tutte sbattute su Facebook, vedete il diagramma in alto, praticamente il doppio di qualsiasi immagine postata su Flickr è prodotta da un cellulare, da un fotofonino, da un iPhone 4, un iPhone 4S. Notate anche che le altre macchine non sono macchine propriamente da dilettanti. Il cosiddetto fotofonino ormai è un qualcosa di estremamente complesso. L'apparato che serve a fare le fotografie è quello cerchiato in rosso, è un affare di circa un centimetro per un centimetro, però integrato in tutto una circuiteria che ha un sacco di funzioni, di cui parleremo fra poco. I blocchi sono questi, cioè il problema del fotofonino è intrinseco, però il limite è molto piccolo, il cellulare deve essere piatto, perché sennò in tasca non entra, non mi posso portare dietro una copia della Bibbia, come dicono gli americani. Obiettivi minimi sono presso poco, sono dei menischi con una lente di campo dietro, anche quelli più avanzati usciti adesso che hanno ottiche Zeiss non è che vadano oltre il tripletto. Un esempio pratico, un autentico Ruby Goldberg di tipo procedurale che mi è effettivamente capitato. Sono autorizzato. Sì, hola. Il cronometro. Un Ruby Goldberg che è effettivamente capitato. Puoi fare delle fotografie, non puoi entrare dentro con le macchine fotografiche. Benissimo, cerchiamo di vedere. La soluzione del MacGyver è questa. Ho il cellulare che fa le fotografie, ho un piccolo filtro a resina, ho una lampada utilizzabile all'interno. Il risultato tal quale esce dalla macchina è questo. Del visibile, la dominante ambra è dovuta alla luce, eccetera. Non è a tutti noto, si dice, che i cellulari sono sensibili all'infrarosso. È evidente rispetto alla vicenda precedente, qui sono due tratti sulla prima cifra che scompaiono nell'ultravioletto vicino. Posso elaborare questa immagine nel mio iPod, quello piccolo, scrivere 20 righe di relazione all'avvocato, inviare tutto per mail, l'avvocato porta le cose al pubblico ministero, il pubblico ministero lo ritiene fondante, meritevole di attenzione e procede. Ecco, si procede proprio per questo? No, in realtà sia in questo che è un caso assolutamente emergenziale, non sto dicendo usate l'iPod, buttate via tutto il resto, questo è un caso limite, estremo. Io questo lo posso fare solo perché ho documentato ogni passaggio di quello che ho fatto, ci sono tutte le fotografie che ho fatto, le fotografie elaborate e soprattutto quel piccolo file che è indicato con TXT, che è prodotto automaticamente, che mi registra ogni e qualsiasi elaborazione ho fatto su quelle immagini. Quindi significa che ripetendo tutte le stesse operazioni, qualunque altro consulente, magari anche con strumenti un po' più seri, riesce ad avere gli stessi risultati, oppure riesce a dirmi e questa è una questione anche fondamentale per noi. Io voglio che mi si dica perché ho sbagliato. Non hai sbagliato, sì, hai usato il cellulare, qua, vattene, no. Tu hai sbagliato in questo. Perché solo così si riesce a produrre, ad andare avanti. Abbiamo detto sì, cellulare, ma fino a un certo punto. Queste sono cose recentissime, sono cose di 15 giorni fa. Il cellulare ormai viene usato, il fotofonino viene usato come strumento terminale, viene usato come strumento di alto gestione. È uno strumento terminale, serve al tethering. Strumento terminale significa che mi elabora i dati forniti da altri strumenti, quindi ho
una sonda che misura la temperatura, io posso elaborare e diventare questo. Quindi il fotofonino è diventato il pod, il pad, il Samsung, quello come lo vogliate chiamare, è diventato uno strumento ponte, uno strumento ibrido che collega più attività. Una cosa per cui va bene, abbastanza bene, è, guarda caso, la riproduzione dei documenti, invece di farle fotocopie, utilizzare uno dei tanti programmi, è necessario chiaramente un minimo di malizia, però i risultati sono accettabili. Che succederà fra poco? Questo è un brevetto appena uscito, in parole povere si tratta di un sistema per mettere obiettivi intercambiabili sull'iPhone. E questi sono i nuovi blocchi Exmor della Sony, 13 megapixel, completamente rivoluzionato il sistema di acquisizione delle immagini, meno rumore, qualità un pochino migliore, mai quanto quella del... Però il 12, a Yerba Buena ci sarà l'uscita dell'iPhone 5, vedremo. L'ultima cosa è RAW. RAW in inglese vuol dire grezzo. Un file RAW è il file tal quale esce dal sensore. È un file numerico, un file di testo, può essere usato come file, letto come file di testo, non è un file immagine. Qualsiasi sensore mi produce un file RAW, non solo quello della macchina fotografica, ma anche quello di uno scanner, quello di una cinepresa, quello di un lettore automatico. Un file RAW, volendo forzarlo, è questo, è un file in bianco e nero, non è altro che la misura, le varie radiometrie pixel per pixel. Però a me interessa questo, il file RAW, per essere reso leggibile in un file immagine, deve essere ridotto, deve essere elaborato. In questo io perdo informazione. Noi abbiamo bisogno disperato di informazione. Più informazioni abbiamo, e meglio organizzate informazioni abbiamo, meglio per noi è. Abbiamo detto dello scanner. Lo scanner può acquisire immagini in RAW prima di essere elaborate e buttate fuori in JPG o in TIFF. Questo è uno dei tanti programmi, l'altro si chiama Silverfast, sono programmi, ai noi, ostici e documentati da schifo, nel senso non c'è un manuale di istruzioni decente. Lì vedete, cerchiate la possibilità di ottenere un file RAW direttamente. Da questo file RAW io posso ricavare tutti gli altri file. Altra cosa non del tutto nota è che praticamente tutti gli scanner di recente produzione, che non siano quelli delle multifunzionali da 50 euro, hanno un canale infrarosso. Non mostruosamente profondo, è appena vicino, però sempre utile. Intanto è un canale, è una dimensione in più, invece di uno spazio colore tridimensionale RGB, io ho una quarta dimensione, io ho più spazio per muovere, più spazio di analisi. Quindi cosa dicevamo circa l'estetismo? Qual è l'immagine migliore, l'immagine più bella per il perito? È quella che ha più informazioni, è quella a destra. 64 bit RGBI in TIFF, e mi raccomando, lo standard per la trasmissione delle immagini è il TIFF, lasciate perdere il JPG perché è un formato che comprime, perde informazioni, perdere informazioni per noi è un crimine. E l'ultima cosa e concludo. In fotografia si parla di post production, la produzione delle immagini è quella che si fa in studio, che si i ritratti dei politici, delle modelle, ai quali vengono poi elaborati, risistemati, ripuliti. Un esempio classico di post-produzione è quello di togliere quella che si chiama l'ombra delle 5, è la barba che cresce alle 5, in fotografia si vede in maniera spaventosa, bisogna toglierla, bisogna anche agli uomini, senza le velleità di qualche politico, farla sparire. Quindi un attimo trasliamo questo concetto a quello della fotografia scientifica. Lo dico e lo ripeterò dopo, Photoshop non è, Adobe Photoshop non, e sottolineo, non è il programma di elezione per la fotografia scientifica, proprio perché è il tipo di post-produzione che rende disponibile, non è quello della fotografia peritale, in cui non si possono fare certe cose. L'alterazione in fotografia peritale è un crimine morale anzitutto e legale immediatamente dopo. La questione funziona per questo, cioè io posso installare in ogni il principio per cui io posso eseguire un'elaborazione è questo: io devo applicare ad ogni punto dell'immagine la stessa, chiamiamola la stessa elaborazione in termini molto brutali. Cioè io non ho,
tratto in maniera preferenziale un punto o l'altro dell'immagine. Quello che vi viene fuori dall'elaborazione deve essere già nell'immagine. Questo è un piccolo esempio, poi è abbastanza elementare, queste sono fotografie di una decina, sono le scansioni di una decina d'anni fa. Serve sapere se sono due inchiostri diversi. Tirando, detto in gergo, l'immagine dallo scanner, sì, però non convincente. Il metodo che ormai si dice, ormai lo si chiama genericamente metodo di Bozziak, sovrasaturare l'immagine e poi regolare la croma e la luminosità per questioni di visibilità, rende in alcuni casi differenziabile un inchiostro rispetto all'altro. Questa è una condizione sufficiente a dimostrare la diversità dell'inchiostro, non necessaria, perché se non mi veniva fuori niente, io, no, non è detto che gli inchiostri siano diversi. Anche qui non tutt'oro quel che riluce, perché non è detto, anche poi parlavamo di Photoshop non nelle ultime versioni a CS6 ha cambiato gli algoritmi, non sono più quelli che dovrebbero essere. Questa stessa identica immagine, sopra avete il file operazione, le stesse identiche operazioni fatte fra Photoshop 7 e Photoshop CS6 mi danno un risultato che a cui è assolutamente inutilizzabile. Eppure la tecnica c'è, funziona, è stata studiata in letteratura, basta che le cercate, in qualche minuto trovate i dati possibili sulla questione. I grandi laboratori, noi citiamo sempre FBI, la CIA, la DIA, i Mounties canadesi, hanno effettivamente fatto delle ricerche, anche se non sistematizzate, sul problema. E hanno trovato, cioè sì, effettivamente quello che si evidenzia con questi metodi effettivamente è quello che deve essere evidenziato. Non solo, ci sono dei casi particolari in cui in post-produzione da un'immagine ripresa a scansione si trovano dati, informazioni che non sono ricavabili con altri metodi. Sostituisce? No, non lo sostituisce, semmai lo affianca, certamente lo affianca, in una prospettiva nostra di economia massima del procedimento, se si ha un risultato già in post-produzione da una scansione fatta come deve essere fatta, non le JPG ipercompresse, possiamo ottenere questo. Allora, questi poi sono altri piccoli giochi che si possono fare utilizzando solamente il piccolo scanner. Ripetiamo, il succo del discorso però è sempre quello. Intanto la ripetibilità, la disponibilità completa dei dati alla parte, al giudice e a chiunque. Io voglio che mi dici perché io sbaglio. Se io ho una procedura, seguo una procedura e tu dici l'ho sbagliata, te mi dici come hai sbagliato, noi siamo contenti, perché noi stiamo andando avanti, si procede così. Non si procede con la diplomazia, no, non voglio contraddire lui perché poi, sai, si arrabbia. Non è possibile. E soprattutto è, ai noi, studiare, sapere cosa si sta facendo, avere coscienza, non usare il Goldberg tipico, usare lo scanner megaprotonico con le lame rotanti, spingo un pulsante, non so bene cosa fa, però mi accende tante lampadine, il cliente è contento, mi dà un sacco di soldi. No, purtroppo così non si può lavorare.